dalla provincia di Vicenza per la cronaca e mail con accuse infondate di pedopornografia online. L'inchiesta parte anche dal Vicentino. Siete oggetto di numerosi procedimenti legali in vigore, pornografia infantile, pedofilia, esibizionismo e cyberpornografia. E questo è uno dei passaggi salienti di un allegato e una mail che migliaia di cittadini italiani e centinaia in Veneto nei mesi scorsi del 2022 hanno ricevuto da un mittente sconosciuto nella propria casella email. Scritto in una lingua italiana stentata e palesemente tradotta in automatico senza piena padronanza del lessico, si tratta di un tentativo di estorsione finalizzato in passare denaro digitale. Dopo le numerose segnalazioni di cittadini colpiti da accuse di pedopornografia ricevute via email da presunti enti istituzionali quali Polizia di Stato, Carabinieri e Ministro della Difesa, sono scattate le indagini di portata internazionale, con i primi risultati ad affiorare in queste ore. Accurate investigazioni del Mare Magnum, della rete web affidate alla Polizia Postale e delle Comunicazioni avrebbero portato oggi alla scoperta di un'organizzazione che recapita false comunicazioni istituzionali e ignari cittadini navigatori di internet. Lo scopo? Racimolare denaro sfruttando l'ingenuità, il timore di guai legali e di rilevanza penale. La vicenda d'attualità insieme di cronaca è stata denominata Operazione Kafka e ha portato solo nei giorni scorsi all'esecuzione di 16 decreti di perquisizione personale domiciliare emessi dalle procure della Repubblica di Brescia e Vicenza. Tra i soggetti coinvolti nella fase preliminare risulterebbero i residenti del Vicentino, quindi iscrivibili fra i futuri indagati, stavolta veri, probabilmente di nazionalità straniera, di cui si è attesa dei nominativi non appena l'inchiesta in corso lo permetterà. Gli investigatori all'opera, a partire dalla primavera del 2022, sono avvalsi dell'ausilio dei comportamenti di Polizia Postale di Milano, Torino, Pescara, Trieste, Venezia, Roma e la task force di indagine ha permesso di raccogliere migliaia di prove di documentazione digitale, verificando la formula della spedizione a grappolo di email tutte identiche tra loro per modalità, ma in almeno tre quarti versioni differenti di testo e di contenuto, inviate a utenti della rete che sistematicamente venivano accusati, processati e condannati per delitti mai commessi. Tutto falso e quindi inventato al fine di carpire denaro sfruttando l'ingenuità altrui.